Ciao a tutti ragazzi, eccoci con un altro video e questa volta siamo qui sul canale dei Game Grabbers di nuovo per affrontare un altro importante argomento riguardante YouTube. Oggi sono qui per darvi dei piccoli consigli su come diventare popolari su YouTube. La prima cosa e la più importante è di continuare a fare video, non fermarsi dopo due video o caricare un video ogni tanto, ma fare sempre video costanti. L'altra cosa secondo me fondamentale per fare video su YouTube è il discorso che sta oltre ogni video, per cui se io sto facendo un video di Minecraft, l'unica cosa importante non è quello che si vedrà nel video, cioè il gameplay di Minecraft, ma come io lo espongo, come io parlo. Cercate di non lasciare mai momenti vuoti mentre fate un video, pause di silenzio o cose che comunque potrebbero rendere noioso il video. Se ci sono dei pezzi noiosi, tagliateli. Se c'è qualsiasi altra cosa che può allontanare lo spettatore dal video, cercate di eliminarla o di cambiarla. Altro consiglio secondo me fondamentale è di riguardare i video ogni volta che se ne è fatto uno. Io a volte lo rivedo spesso, soprattutto i video comici. Lo rivedo finché non smetto di ridere o finché non mi annoio. Perché se io mi annoiassi la prima volta in cui rivedo il video, vorrebbe dire che chi lo guarda da casa si annoierebbe tanto quanto mi annoio io. Un'altra cosa importante di cui abbiamo parlato anche nello scorso video è la qualità dei video. Fai video di qualità, cioè mettici un buon audio, un buon video e del buon materiale. Non scoraggiarti subito, i risultati arriveranno piano piano, non puoi aspettarti che da un giorno all'altro da 10 iscritti passerai a 1000. Gli iscritti li guadagnerai un giorno dopo giorno, un giorno uno, un giorno due e via così. Lascia perdere lo spam, gli iscritti ricambi, i contest e tutte queste cose, perché tutti questi metodi qui portano solo iscritti inattivi che vedranno quel video in particolare. Si iscriveranno per quel dato motivo, ma poi i tuoi video seguenti non li seguiranno più. Se avete delle intro particolari, usatele, mettetele, ma non fate intro troppo lunghe, outro troppo lunghe, perché annoieranno il vostro pubblico. Per esempio, a me, aprendo un video e vedendo che c'è un intro di 30 secondi, mi dà un po' fastidio, perché io sono lì per vedere il video, non per vedere l'intro. Un'altra cosa molto importante è, secondo me, nei propri video, incitare la gente a chiedere like, iscrizioni o commenti, però senza forzarla troppo. Magari nell'ultima parte del video si può dire: ehi, per favore, puoi mettere un like, puoi lasciare un commento, se ti piace il mio video iscriviti, ma non continuare a stressarli con post da tutte le parti o durante il video chiedendo like, interrompendo il video e cose del genere, perché a me personalmente, come a molti altri, dà potenzialmente molto fastidio. Tornando al discorso di prima dello spam. Lo spam ovviamente non va usato, però per promuovere i tuoi video e il tuo canale puoi inserirti nel contesto al momento adatto per poter dire: ehi, sai, io ho un canale, faccio questo tipo di video, puoi passare da me a vederlo? Magari la gente, le persone che vedono quel video, poi si affezionano al tuo canale e piano piano inizieranno a seguirti costantemente. Sempre riguardo a questo argomento, mi è capitato molto spesso di incontrare persone che chiedessero sponsorizzazione a canali più grandi di loro. Canali che però non c'entravano assolutamente niente col loro argomento. Per esempio, se io piccolino tratto Minecraft e vado a chiedere a un grande di 200.000 iscritti che fa vlog, se mi sponsorizza, è ovvio che sarà completamente inutile perché il suo pubblico segue i suoi vlog, non segue Minecraft. O per esempio, se io faccio Minecraft e un altro fa League of Legends o comunque qualsiasi altra cosa. Se volete chiedere sponsorizzazione o promuovere il vostro canale sempre nel giusto contesto, chiedete a persone che fanno il vostro stesso tipo di video. Un'altra cosa molto importante per fidelizzare i propri iscritti è farli sentire importanti, cioè quando vi scrivono un commento, che sia stupido, banale o comunque intelligente, rispondere sempre con un grazie se per esempio vi dicono grande, con una risposta adeguata se vi fanno delle domande, eccetera, eccetera. Bene, anche per questo video è tutto. Questo è il secondo video che carico sul canale di Game Grabbers, spero. Io sono Framitic, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, un commento e nei commenti fatemi sapere se vi piace di più questo tipo di video in cui spiego qualcosa inerente a YouTube e datemi anche degli argomenti se volete, opinioni o quello che volete, oppure ditemi se vi piacerebbe vedere magari qualche gameplay qualche volta, ovviamente di Minecraft. Perché io sul mio canale tratto Minecraft, per cui se volete passate sul mio canale che troverete in descrizione. Iscrivetevi al canale di Game Grabbers, lasciate like e direi che noi ci vediamo al prossimo video. Bella!